Malgrado la giornata uggiosa, eccoli i 651 atleti, attori in questo meraviglioso teatro. Tutti felici per la partenza. Nella piazza di Sperlonga, che d'estate vede turisti spensierati, e ora a febbraio guarda ammirata questi atleti che si preparano alla gara. Tutti vincitori di se stessi, nonostante la sveglia all'alba, come racconta Giuseppe Rao. La bellezza di un paesaggio che ti ricorda di aver scelto questa particolare gara anche e soprattutto per rifarti gli occhi. Che felicità tornare in gara, racconta Edvige Nania, in mezzo a casacche variopinte, trascinata dalla foga degli antagonisti. Quest'anno com'è pronto? Ora, quasi alle 10, c'è l'euforia della partenza. Un gran vociare e i cuori che battono all'impazzata. Si percepisce anche il calore che accomuna i vari gruppi, gialli, arancio, rossi, bianchi. Al via un ritmo allegro, subito una discesa di circa un chilometro. Le gambe girano allegre, attenzione, la gara è appena iniziata, il buon senso poi premia i prudenti, che non perdono il passo fra altalenanti piccole salite e discese. Dieci chilometri in totale. Due giri a livello del mare per la panoramica via del porto. Dopo tre mesi di stop mi mancavano i frammenti di discorsi intercettati qua e là, mille piccoli particolari insignificanti carpiti in corsa. Continua il racconto di Edvige. Forse non ho scelto la gara più semplice per ricominciare. C'è stato un momento che mi sarei buttata a terra, ma accanto a me ci sono tanti compagni di squadra che mi incitano. Le mie amiche poi non mi hanno mai lasciata sola e le ringrazio per essere qui a Sperlonga. Forza che ce la fate! Saluta la signora, so. Dai! Ah, il mio Medusa! Arma, ah, ecco! Bravi! No, ci siete, andate, bravi! Buongiorno signora! Arrivano i primi, bene! Arrivano i primi, loro, vai, vai! Già l'hanno doppiati! Ancora un altro giro sul lungomare e ora verso il traguardo, tutto in salita! L'arrivo è nella piazzetta che aveva visto gli atleti prima vispi partenti ed ora affaticati e provati dalla stanchezza. Sono arrivati solo 250. Hai vinto? Bravo! Secondo la tua partita per seguirmi. Bravo, grazie. Hola, ciao! Al lavoro dei volontari, della Luisa, di Latina, dei volontari della Sperlonga e Veneto. Come ti sei piazzata? È salita! La faticosa! Sono dei rappresentanti di questa nuova società,
Da giro, com'è andata? Anche quest'anno benissimo, oltre le più rose aspettative siamo felicissimi, 651 iscritti, non eravamo pronti, soltanto per accoglierne 500, siamo arrivati a 650, siamo davvero felici. C'è stato solo un piccolo incidente, adesso da tutto il incidente, niente di che, è scivolato una... Balzo per la rocca, subito pronto intervento. In maniera tempestiva è intervenuto, lo ringraziamo. Fagli ancora complimenti. Grazie. Sabes y cura mil heridas las grietas de mi alma seguro sanarán tú sabes que mi amor de la atlética argentina di 650 ad assistere una tua atleta prima de voi noi te curi sempre a grazie siamo contentissimi a quest'anno bene. Tempo di 40 primi 58 secondi per l'Atletica Rocca Gorgia Silvia Melovan. E 39 primi 4 secondi per la Giovanni Scavo 2000 Federica Proietti, la vincitrice. Il vincitore con il tempo di 31 primi 58 secondi per la nuova atletica d'Ariano, Samir Jouer, prego. Ho visto salire alle scale con il titolo di valore, c'è 50 anni, con la priorità d'Italia, lo stesso di grazie. Forse per molti non è stata la gara più semplice, ma lo spirito di gruppo, il calore che accomuna i podisti, creano magie e solidarietà in questo sport che è un inno alla gioia. È la stessa gioia che trasmettono e recepiscono i nuovi atleti in erba che partecipano al secondo Corribimbo. Siamo dopati un po'. Ah, però concesso. Esatto. Concesso.